Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video unboxing in collaborazione con BBCraft. Allora, BBCraft mi ha inviato nuovamente del materiale che ora vi farò vedere. Vi ricordo come sempre che a fine video troverete tutte le info necessarie per poter aderire al loro programma YouTube, che in teoria consiste per quei canali creativi che hanno 100 iscritti, dà la possibilità di ricevere a casa del materiale in maniera gratuito da sponsorizzare tramite tre video che bisogna fare: uno unboxing, proprio quello che sto facendo adesso io, e due altri tutorial. Quindi bisogna realizzare dei tutorial con il materiale che viene scelto, per poter poi pubblicizzare appunto l'azienda. Vi ricordo che BBCraft vi offre uno sconto che trovate qui sotto, che vi dà la possibilità di avere maggiori sconti comunque durante l'acquisto nel loro sito. Allora andiamo a vedere, vi faccio vedere quello che ho scelto questa volta. Allora, vediamo. Ok, questa qua è la classica carta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, ho preso nuovamente la Rockiles perché mi sto, diciamo, che sono, però queste gialle ho voluto prendere il giallo perché questo è bello giallo matto. È un colore che sta andando in questo periodo, questo periodo estivo. Allora, questo è il codice. Poi ho preso queste qua, le dorate, che l'ho finite, quindi ho dovuto prendere un altro confezione di Rockiles 11.0, vi ricordo. Questa qua sempre della Miyuki. Queste sono dorate, le ho finite, è un materiale che utilizzo abbastanza, specialmente le Rockiles dorate. Questo è il codice. Poi abbiamo, cioè ho preso questo colore che sembrerebbe un rosso, ma oddio, sembrerebbe un rosso, ma un rosso bordeaux, ma non lo so, cioè dalla foto sul sito mi dava un altro tipo di colore, però comunque è un rosso sempre matto. L'ho preso perché voglio realizzare un qualcosa di inerente sul rosso, e mi serviva questo tipo di Rockiles, anche perché sto cercando di prendere tutti i colori delle Rockiles possibili e immaginabili. Ci sono un sacco di colori, un sacco di Rockiles, e quindi sto cercando di prendere tutti sempre, cioè cercando di non prendere sempre la colorazione uguale che tengo, quindi sto cercando un po' di ampliare i colori delle Rockiles. Questo è il codice, se lo vedete. Sì. Poi ho preso dei mezzi cristalli di, sono 10 fili e misti, 10 di mezzi cristalli, però non ricordo la misurazione. Questo è il codice, però non mi ricordo perché qua non lo sta scrivendo, cioè non lo dice, neanche qui nella carta non lo dice. Se millimetri, no, non lo dice proprio. Comunque, sono questi. Li ho presi misti, sono di, credo, di 2 mm.
Allora, è la prima volta che prendo questo tipo di numerazione dei mezzi cristalli, cioè hanno una brillantezza pazzesca, cioè fanno una bella figura anche utilizzando un solo filo per poterlo, cioè per fare una semplice collana, rasa gola, già fa il suo, la sua bella figura. Sta luce, come sempre, fa schifo. Oh, così almeno si vede bene. Allora, l'ho preso misti, sono due turchesi, due rosso, bello questo rosso, che poi io li utilizzerò per fare delle rifiniture, no? Perché quando lavoro maggiormente con le rocailes, quando si deve andare a creare un modulo, cerco sempre di trovare una perla differente dalla rocailes per poter fare delle rifiniture, cioè delle decorazioni. Quindi ho pensato di prendere appunto questi mezzi cristalli di 2 mm, devono essere. Allora, dicevo, ci sono due turchesi, due rossi, che okay, bellissimi, ma poi due color, sembra viola, viola glicine più che altro, poi due dorati, cioè dorato sembra più un rosa fresco, non lo so, però cioè brillano in maniera incredibile. Peccato che, ah no, si vede, se io faccio così si vede sia il verde che quello, questo qua dorato, questo qua giallo, si vede che c'è luccicante. Devo dire che i prodotti di BB Craft che fino adesso ho utilizzato sono ottimi, sono davvero ottimi. Non ho mai trovato nessun difetto, niente, già dalla prima volta che ho collaborato con loro. Sono un'azienda abbastanza seria, il loro materiale, i loro prodotti sono ottimi, anche per i ripeto sempre, anche per i componenti, sempre per la bigiotteria, comunque i componenti per poter realizzare comunque gli orecchini, la collana, gli ancetti, tutte quelle cose a base di metallo, sono liberi da nickel. Lo ripeto spesso perché il nickel, essendo un materiale abbastanza, per chi è allergico, è molto, fa male. E quindi tutte le aziende di bigiotteria, non soltanto BB Craft, ma anche altre, non utilizzano più il nickel, quindi la maggior parte dei loro prodotti sono liberi di nickel. Allora, poi ho preso delle perle, cioè il giallo, non so perché mi sono fissato con il giallo, anzi no, ve lo faccio vedere dopo. Vi faccio vedere queste perle che sono bellissime. Allora, non ricordo che tipo di perle sono, non ricordo, questo è il codice. Hanno il loro nome, però non mi sto ricordando il nome. Tanto poi metterò tutti i link di riferimento sotto nell'info box. Questo già per fare, questo è un filo. Se si aggiunge un qualcosa può fare liberamente una collana, ma anche un bracciale. Quindi io lo utilizzerò. Vediamo per creare un bracciale o un'altra cosa. Già ho la testa che mi sta frullando, quindi vedremo, vedremo, vedremo. Infatti i prossimi video che farò di tutorial mi troverete in un altro posto, quindi non starò qui, sto al mare, quindi come l'anno scorso sentirete gli uccellini cinguettare oppure le cicale fare rumore, dei rumori, quindi già chiedo scusa già da adesso. Allora, questo è il codice di questo qui, ripeto, non ricordo il tipo di materiale, se dovrei andare a guardare al PC, ma non lo so.
non so dove l'ho messo, però intanto nell'info box metterò tutto. Stavo dicendo, poi, visto che ormai il giallo è di casa, ho preso questo box, questa confezione, questo l'ho già aperto per vedere le perle. Questo è il codice, è un box con delle perle, non so come si chiamano queste perle, in ceramica credo, non ricordo. Allora, sono 10 fili, sempre, qua dice 10, quantità 10, no, non lo so se sono 10, non lo so, le l'ho presi. Allora, questo è il codice. Allora, come è stato confezionato, mi piace, cioè questo box mi piace abbastanza. Cioè io a volte scelgo il materiale perché mi servono dei contenitori per poter inserire dell'altro, quindi già questa scatolina mi sarà utile per inserire determinate cose, e visto che dovrò fare il trasloco per poter trasferirmi al mare, quindi mi devo portare un po' di materiale per poter fare giustamente i tutorial e continuare con i tutorial, quindi anche perché poi quando vado in villeggiatura ci sono persone che aspettano, che ho conosciuto, cioè amici che mi aspettano perché vogliono vedere quello che faccio. Allora, devono essere 10 fili, però a me non sembra che siano 10. Comunque la quantità sono 200 perle. Allora, 10 fili non credo che siano, forse perché non lo so. 1, 2, 3 e 4, sono 4 fili, però comunque la quantità devono essere 200 perle. Allora, la bellezza di questa perla è spettacolare, cioè mi piace questo colore, mi piace, è bellissimo, e sono di 8 mm se non sbaglio. Sì, questo è di 8 mm, si possono realizzare benissimamente delle collane o cioè dei bracciali. Vedrò quello che posso fare. No, non mi piace perché sono lavorate e decorate. Cioè davvero bellissime. Allora, queste non mi ricordo se sono quelle cerate, che purtroppo nel coso non lo scrivono, qui scrivono soltanto il codice, però devo dire che sono lucide, sono, mi piacciono. È un giallo, purtroppo dalla camera non so se si vede che è giallo, però vi assicuro che è un giallo abbastanza acceso, quindi se farò un bracciale, chi lo prenderà e avrà una bella abbronzatura spiccherà questo giallo in maniera assurda. Allora, io sto cercando adesso di pensare quello che potrei fare. Allora, sì, potrei fare un bracciale, una collana, però anche dei orecchini dovrò vedere. C'è un po' la testa che mi sta frullando, perché può, cioè, ci può stare anche il nero con questo giallo, non lo so, vedrò quello che posso fare. Allora, lo metto nuovamente nella bustina. Quindi vi ricordo che BB Craft vi offre uno sconto se dovete acquistare sul loro sito, uno sconto, non mi ricordo la percentuale, tanto ripeto, sarà sempre, inserirò tutte le informazioni sotto nell'info box. Quindi stavo dicendo, vi offro uno sconto mediante il codice che trovate sempre qui, se non sbaglio Chris05 o Chris5, non lo so. Poi vi ricordo, per chi vuole partecipare al loro programma YouTube, basta seguire tutte le informazioni, tutte le istruzioni che io darò a fine video di questo video.
Noi ci vediamo al prossimo video, sarà un video tutorial e vi ringrazio, ciao, alla prossima. Metterò il sito, il link del sito nell'info box. Allora, bisogna andare, e come partecipare comunque al loro programma? Bisogna andare nel loro sito bbcraft.com e andare in fondo alla pagina, cliccare su YouTube Program che si trova nella sessione informazioni. Qui si apre una pagina, come già potete vedere, già ci sono delle piccolissime linee guida. Poi, di quello comunque che è appunto il programma YouTube, il loro programma di YouTube. Compilare il form e aspettare la loro risposta. Devo dire che sono delle persone abbastanza gentili e rispondono dopo un giorno, però comunque rispondono subito. Poi per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa, loro sono sempre disponibili. Una volta che si riceve comunque l'email di risposta, loro vi spiegheranno ulteriormente quello che bisogna fare dopo aver avuto l'adesione. Devo dire che questa cosa è davvero fantastica perché BBCraft è la prima azienda che io conosco che dà la possibilità a quei canali piccolini che abbiano un minimo di 100 iscritti ad avere le collaborazioni rispetto ad altre aziende che comunque loro dipende anche dalla loro politica, quindi altre aziende non tutti la fanno sta cosa. Allora, cosa consiste nel piccolo, giusto per farmi un'idea? BBCraft dopo l'adesione vi dà la possibilità di scegliere dei prodotti ovviamente gratuiti da testare, dando una soglia minima di 40 dollari. Poi voi comunque andate a scegliere andate a scegliere i vari prodotti e loro ve li inviano in maniera gratuita. Dopodiché bisogna comunque fare quello che loro chiedono e niente, questo è tutto.